Telmo Pievani, buongiorno. Buongiorno. Bentornato. Eccoci. Qui nel posto delle parole per raccontare questa volta un libro scritto a quattro mani insieme con Valerio Calzolaio, giornalista e scrittore, stato deputato per quattro legislature, sottosegretario al Ministero dell'Ambiente, mentre Telmo Pievani insegna filosofia delle scienze biologiche al Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. Insieme avete scritto questo libro intitolato Libertà di migrare, perché ci spostiamo da sempre ed è bene così. Ora, Telmo Pievani, io vorrei soffermarmi proprio sulla copertina e mi sono detto, questa copertina di Einaudi è una copertina che non riprende immagini, ma riprende semplicemente alcune righe, ecco. Ed è un bene perché quale immagine potremmo aver visto di fronte a noi per raccontare il libro Libertà di migrare? Ecco, invece ci sono queste parole. Le popolazioni umane migrano da milioni di anni per necessità o per scelta. È così che siamo evoluti. Homo sapiens ha conquistato la libertà di migrare e il diritto di restare. No alle migrazioni forzate. È questa l'immagine di copertina attraverso queste parole. Ed è anche il viaggio che Pievani e Calzolaio ci propongono, ed è un viaggio che comincia da molto lontano. Ma perché avete scelto di raccontare, Telmo Pievani, questa libertà di migrare da sempre esistita? Ma questo è un libro che nasce da un esperimento, perché come diceva giustamente è l'incontro di due penne molto diverse, con competenze e linguaggi molto diversi, perché io ho uno sguardo evoluzionistico, quindi quello che a me interessa è collocare i fenomeni, anche quelli che vediamo oggi, come le migrazioni umane per esempio, nel tempo profondo, quindi dare loro una profondità storica ed evoluzionistica. Valerio invece è un esperto di migranti ambientali, forse uno dei maggiori esperti a livello internazionale, cioè studia le migrazioni umane di oggi, gli spostamenti delle popolazioni umane di oggi, dovute in particolare non a fattori peraltro importantissimi e tristi come le guerre, le discriminazioni, ma studia i migranti che si spostano a causa di motivi ambientali, cioè perché il cambiamento climatico e i cambiamenti ecologici sostanzialmente stanno impoverendo le loro terre, i luoghi dove abitano, e quindi sono costretti a spostarsi. Nazioni Unite hanno a dicembre con la COP21 ufficializzato il pronostico molto preoccupante che a metà di questo secolo si prevede ci saranno circa 250 milioni di persone nel mondo obbligate a lasciare le loro terre a causa dei cambiamenti climatici. Allora ci siamo detti che questo fenomeno non poteva essere guardato soltanto come lo facciamo oggi, pensando che sia un'emergenza. Qualcuno addirittura lo definisce un'invasione, qualcosa che di sorprendente. In realtà non è sorprendente, è qualcosa innanzitutto che succede da tantissimo tempo, e questa è la parte mia del libro, cioè faccio vedere che noi siamo migranti da 2 milioni di anni circa, e che proprio il migrare è uno dei comportamenti che ci hanno reso umani, e faccio anche vedere che il migrare da sempre è proprio legato ai cambiamenti climatici. E allora Valerio, nella seconda parte del libro, prende questo filo, questa filigrana, e la porta verso l'attualità, verso l'oggi, e cerca di inquadrare il fenomeno migratorio attuale in questo sguardo. Insomma, l'idea del libro è, proviamo a guardare le migrazioni per una volta con uno sguardo un po' più largo, sia nello spazio che nel tempo. Ed è un libro necessario proprio per allargare lo sguardo e comprendere non solo da un punto di vista di titolo di giornale, perché spesse volte ci costringiamo a ragionare proprio partendo e arrivando dal titolo di un giornale o poco più, mentre Libertà di migrare ci porta veramente in un viaggio veramente molto lungo in queste cento e qualche pagina, in un viaggio molto lungo della storia dell'uomo, perché da sempre migratore, perché vedo per esempio nell'introduzione leggo che pensiamo che non abbia alcun senso interpretare i flussi migratori contemporanei come se fossero un evento eccezionale, una contingenza del momento, un'emergenza. Il tempo profondo dell'evoluzione insegna il contrario. Il fenomeno migratorio è strutturale e costitutivo della nostra identità di specie. Ora, se vogliamo esistere, dobbiamo migrare. Sì, lo abbiamo sempre fatto, esattamente. Dato il libro, diceva giustamente lei prima, non ha un'immagine di copertina, perché è una vela Einaudi, che è una collana che io amo molto. Sono questi piccoli
libriccini bianchi ed è stato un grande vincolo per noi, perché avremmo potuto fare un saggio più lungo, ma abbiamo provato a mettere in 100 pagine soltanto, quindi in modo molto snello, una storia lunghissima. È stato un po' un esperimento difficile, abbiamo dovuto tagliare tantissimo ovviamente. E allora io cosa ho fatto? A volo d'uccello ho cercato di far vedere come innanzitutto siamo tutti africani, quindi diciamo aggiornamento alle scoperte più recenti della genetica, ma questo è ancora più interessante, noi da quel continente ci siamo sempre mossi e lo abbiamo fatto a più riprese, più volte, incessantemente. Ecco perché oggi molti studiosi pensano che questo sia un fenomeno proprio connaturato, no, al comportamento umano, la mobilità. Noi siamo nati in un posto, eravamo ben adattati a quel luogo, però da quel luogo siamo andati via, ci siamo mossi. Noi usciamo dall'Africa 2 milioni di anni fa, poi lo facciamo più volte, fino a Homo sapiens, che siamo noi, l'ultimo ramoscello, sappiamo, di un cespuglio molto ramificato, eppure anche noi di nuovo nasciamo in Africa e di nuovo dall'Africa ripartiamo, usciamo fuori a più ondate. Quindi vedi come questo comportamento della mobilità, della migrazione, è proprio molto fortemente legato alla nostra storia. Poi noi nel libro naturalmente stiamo anche attenti alle parole, perché migrazione è la parola che noi usiamo oggi per dire lo spostamento delle popolazioni. Un tempo nomade. Esatto, c'è il nomadismo, c'è l'erranza, ci sono tanti modi di spostarsi. Il migrare è uno spostarsi irreversibile, cioè io prendo, sono in un luogo, parto da quel luogo e mi sposto in un altro irreversibilmente, cioè non torno poi indietro, non è una cosa ciclica. Quindi ci sono tanti modi di spostarsi. All'inizio quelle umane non erano tanto migrazioni come quelle di oggi, ma espansioni, cioè praticamente arrivavano in un luogo, i nostri antenati, crescevano di numero in quel luogo, un piccolo gruppo partiva da quel luogo quando la popolazione cresceva, andava un po' più in là, di nuovo cresceva e così via, il processo si ripeteva più volte, il risultato era questa sorta di macchia d'olio che si espande sempre di più, quindi era un'espansione. Poi col passare del tempo però sono diventate invece migrazioni un po' come quelle di oggi, cioè un gruppo invece che si rende conto che non riesce più a stare in un luogo perché ci sono troppa competizione con altri gruppi oppure ci sono poche risorse, prende armi e bagagli e va e si sposta. Questo è successo veramente da tantissimo tempo, quindi un'altra coincidenza, tra l'altro secondo me impressionante di questa storia, è che tu vedi che i luoghi dove è successo questo sono come punto di partenza sempre l'Africa subsahariana e il Corno d'Africa, l'attraversamento del Sahara, l'arrivo in Medio Oriente, nelle coste del Mediterraneo, e poi dal Mediterraneo al Medio Oriente, che sono il vero epicentro di tutte le migrazioni umane da sempre, questi flussi di espansione andavano poi verso l'Asia da una parte e verso l'Europa dall'altra. Quindi vedi proprio che anche geograficamente il Mediterraneo e il Medio Oriente sono da sempre il crocevia di questi spostamenti migratori umani. Quindi è una storia antica. E quello che vediamo oggi è soltanto l'ultima propaggine di qualcosa che ha una lunga storia. Dovremmo saperlo quando affrontiamo poi oggi il problema. Tra l'altro, se ricordo bene, in questo libro di Valerio Calzolaio, Telmo Pievani, Libertà di Migrare, si parla di storia della migrazione e parlando delle persone. Ma scopriamo anche che c'è una migrazione delle piante, no? Perché è veramente molto connessa allo sviluppo dell'evoluzione dell'uomo, alla sua migrazione e al suo spostamento. E quindi le piante che noi abbiamo nel corso del tempo voluto addomesticare un po' ci hanno condotto anche nel nostro sviluppo evolutivo e quindi anche nella migrazione. Certo, perché le migrazioni umane sono un fenomeno raramente definito così, ma io cerco di farlo nel libro, evolutivo, cioè hanno avuto anche un effetto proprio evoluzionistico a tutti gli effetti, sia perché quando le specie umane, uso il plurale perché poi a migrare non siamo stati soltanto noi sapiens, ma diverse specie umane, quando le specie umane arrivavano nei luoghi nuovi, cioè arrivavano a colonizzare, a stabilizzarsi in un luogo, hanno avuto un impatto sulla biodiversità, cioè le specie umane hanno sempre modificato l'ambiente attorno a sé e Homo sapiens ne è un esempio lampante, no? Quando i primi sapiens arrivano in Australia o nelle Americhe
succede di tutto, perché c'erano i grandi mammiferi che abitavano in quei luoghi, li sterminano sostanzialmente, li estinguiamo quasi tutti, poi l'utilizzo del fuoco modifica l'ambiente, insomma. Un altro degli elementi importanti di questa storia è che noi siamo migranti da 2 milioni di anni, ma quando arriviamo in un luogo tendiamo a trasformarlo, e non sempre in modo positivo, perché Homo sapiens ha ridotto la biodiversità di questi luoghi. Poi da un certo momento in poi, con l'inizio della domesticazione delle piante e degli animali, succede anche questo, che spostandosi gli umani si portano dietro le piante e gli animali, quindi si spostano insieme con una biodiversità che loro hanno addomesticato, e quindi le piante cominciano a viaggiare letteralmente insieme con gli umani, e quindi piante tipicamente per esempio americane, sudamericane, arrivano in Europa, si spostano pure in Eurasia, in Africa e così via, e quindi noi abbiamo un insieme poi di ibridazioni anche alimentari basate su piante che hanno fatto dei viaggi lunghissimi. Tutti conoscono l'esempio della famosa cucina o dieta mediterranea italiana, che se tu vai a guardare gli ingredienti c'è dentro tutto il mondo, no? C'è ben poco di italiano, ma sono ingredienti che derivano dai viaggi planetari che le piante hanno fatto negli ultimi secoli, quindi il nostro mangiare è frutto anch'esso di migrazioni e delle migrazioni umane. Qualche volta ci si porta in giro anche specie che però sono invasive, e ricordo che questo è uno dei fattori fondamentali della crisi della biodiversità attuale, cioè il fatto che gli umani, spostandosi, viaggiando, commerciando, hanno preso una specie di certi luoghi, le hanno messe in altri, e queste specie, quando sono arrivate, sono migrate anche loro e sono arrivate in questi altri luoghi, sono diventate invasive, cioè hanno portato all'estinzione molte delle specie autoctone, e questi sono i lati, diciamo, oscuri, i lati negativi di questi spostamenti umani. Telmo Pievani, sempre guardando il passato, per comprendere il presente di tutte le persone che stanno migrando, ecco, a un certo punto del libro c'è un'espressione molto importante che desidero sottolineare, perché ci fa comprendere non solo la migrazione di un tempo, ma anche e soprattutto quella di oggi, che migrare diventa sempre di più nel corso del tempo un comportamento culturale. Io credo che sia molto difficile questo pensiero, no? Per noi molto distratti, ma è un pensiero necessario sviluppare nel contesto della migrazione, perché se non sviluppiamo il contesto il pensiero del comportamento culturale sulla migrazione, comprendiamo ben poco. Assolutamente sì, certo. Noi facciamo vedere nel libro, appunto, all'insegna di quella evoluzione del fenomeno migratorio che dicevo prima, che ad un certo punto succede qualcosa che non è stato, secondo noi, studiato adeguatamente. Cioè, immaginiamo quello che abbiamo detto fino adesso: noi siamo una specie migrante, quindi abituata alla mobilità, allo spostamento, e così è sempre stato. Poi però a un certo punto cosa succede? Che la superficie terrestre comincia a essere marcata da confini che non sono più i normali confini fisici che noi abbiamo sempre incontrato, le barriere ecologiche, catene montuose, i mari, gli oceani, le vallate. Noi abbiamo sempre seguito questi corridoi, no? Ci siamo sempre infilati dentro questa mappa di confini fisici. A un certo punto cominciano a nascere confini invece culturali, confini nazionali, confini di Stato, confini tracciati con le linee geometriche. E però il flusso dello spostamento umano non si è mai interrotto. Da quel momento in poi lo spostamento delle popolazioni attraversa dei confini invisibili, che non sono più quelli fisici, ma sono quelli culturali, quelli politici. E lì la storia cambia naturalmente, perché a quel punto nasce la definizione di migrante contemporanea, che è colui che cambia residenza e che nel cambiare residenza varca un confine. Che è una definizione molto artificiale, se ci pensiamo bene, perché in fondo è migrante, non so, prendiamo la Cina, uno che si sposta da un luogo all'altro di questa enorme nazione è un migrante a tutti gli effetti, però non risulta nelle statistiche perché non ha superato un confine, eppure anche lui è un individuo mobile, è qualcuno che si è spostato, per esempio, dalle campagne alla città, anche quella è una migrazione molto importante, che però non viene segnalata, quindi lì la migrazione diventa un fattore culturale. E noi facciamo vedere nel libro, questo in particolare Valerio, un po' questo è il suo elemento fondante della sua analisi, che succede qualcosa di un po' paradossale, perché
aumenta col passare del tempo la libertà di migrare, cioè a questo punto il migrare diventa un comportamento intenzionale, io voglio spostarmi perché ho un bisogno materiale, però anche immateriale, no? Si spostano le menti, si spostano i cervelli, si spostano i professionisti, la migrazione diventa un fenomeno molto più libero, se vuoi. Però, e questo ce lo dimentichiamo sempre più spesso, se noi guardiamo davvero chi migra oggi, la causa del suo migrare sono principalmente due, o fattori politici, quindi guerre, discriminazioni, guerre civili, conflitti, oppure cause ecologiche, cioè cambiamenti ambientali, carestie, siccità, crisi ecologiche regionali. Queste sono le due grandi cause che portano queste persone a spostarsi. E sono quindi migrazioni forzate, cioè loro non hanno scelto davvero di migrare. Allora noi alla fine del libro facciamo questa proposta un po' provocatoria, se vogliamo, perché anche un po' in controtendenza, cioè diciamo è inutile continuare a separarci, a dividerci tra buonisti che dicono il fenomeno è ineluttabile, dobbiamo semplicemente accettarlo, e dall'altra invece quelli che vogliono costruire i muri totalmente inutili. Noi diciamo, cerchiamo di capire quali sono innanzitutto le cause di questo fenomeno, cioè capiamo, no? Siamo Homo sapiens, siamo esseri razionali, dobbiamo individuare le cause profonde di questo fenomeno, perché se vogliamo capirlo e affrontarlo dobbiamo capirne le radici profonde, che sono appunto queste. E poi noi diciamo, e questa è un po' la parte più da sognatori se vogliamo, però non vorremmo che fosse così, noi vorremmo un mondo in cui le persone sono davvero libere di migrare, cioè se migrano è perché è una loro scelta di vita libera, è un esercizio di un loro diritto, e non vorremmo invece un mondo in cui un sacco di persone sono obbligate a spostarsi, cioè la migrazione è forzata. Noi vorremmo, ci piacerebbe un mondo dove la migrazione sia un comportamento libero, sostenibile naturalmente, perché poi siamo realisti, quindi sappiamo che quando c'è una migrazione molto forte anche il territorio che recepisce questa migrazione viene interessato, viene destabilizzato, no? È chiaro che c'è una crisi, c'è un problema da gestire, però vorremmo appunto che il dibattito si concentrasse sul fatto che le migrazioni sono forzate, cioè queste persone hanno perso il diritto di restare nel luogo dove sono nate, e noi pensiamo che questo sia un diritto importante, cioè io sono nato in un luogo, amo quel luogo e ho diritto di restarci. Questo è un tema sul quale bisognerebbe ragionare un po' di più. E bisognerebbe ragionare sicuramente molto di più da parte delle istituzioni sul concetto del diritto di migrare e sulla libertà di migrare, perché sono dei concetti che un giorno o l'altro dovranno essere messi nero su bianco in una Costituzione, in un mondo anche diverso di concepire lo Stato, di concepire i confini. Credo che tutto questo sia importante. Il libro si chiude utilizzando una parola, voi autori dite che questa parola è una delle più scarse al momento, ai noi, la lungimiranza, ecco. Guardando queste folle di migranti e pensare alla lungimiranza, credo che siano due immagini molto distaccate, ma devono attraversarsi. Assolutamente, e proprio perché c'è quella sottile confine tra il diritto e la libertà che lei sottolineava, che è proprio è fondamentale, perché nelle carte internazionali adesso, tutti lo sappiamo, no? Il migrare è un diritto umano fondamentale, cioè le persone hanno il diritto di migrare, però se noi andiamo a guardare sempre i testi internazionali c'è scritto perché hanno il diritto di migrare, perché sono in una condizione di bisogno, quindi c'è un problema, c'è una guerra, c'è una carestia, sono obbligate dal bisogno a spostarsi, quindi hanno diritto di spostarsi, quindi vedi che un diritto che io concedo a qualcuno perché quel qualcuno non è libero, perché è sottoposto a un bisogno e quindi è obbligato a spostarsi. Invece la libertà che cos'è? È l'esercizio di un comportamento, di una scelta davvero libero, e non c'è libertà, questo ce lo insegnano tutti i padri della democrazia, se c'è il bisogno. La libertà non può stare insieme con il bisogno, uno è libero se davvero può scegliere senza costrizioni. Lungimiranza vuol dire, noi la immaginiamo in questo modo, noi oggi abbiamo bisogno di una politica che faccia delle scelte con respiro, il respiro del tempo profondo è quello che proviamo a dare noi nel libro, ma anche un respiro verso il futuro, nel senso che le scelte che noi facciamo oggi non possono, politiche, non possono essere vincolate al dover vincere le prossime elezioni tra due anni, questo è totalmente inadeguato, dobbiamo fare delle scelte politiche i cui effetti
speriamo positivi, si misureranno fra anni, fra decenni, quindi ci vuole una visione lungimirante, la capacità di essere statisti, che poi è una parola che non si usa più, ma lo statista veniva definito perché era colui che magari prendeva decisioni impopolari al momento, ma che poi si rivelavano lungimiranti, appunto, cioè corrette sul lungo periodo. Chi ha fatto l'Unione Europea era uno statista, perché in qualche modo ha avuto una visione di lungo periodo, che oggi è fortemente in crisi. Però noi facciamo riferimento a questo, a questa idea che la politica torni a guardare in grande anche verso il futuro. E ne abbiamo veramente bisogno tutti quanti, e da questo bisogno di futuro nessuno deve sentirsi escluso. Telmo Pievani, prima di salutarci, sappiamo essere in vacanza e grazie ancora del tempo dedicato, ma qual è il libro portato in vacanza? Ma ho portato un libro che è collegato al tema delle migrazioni, perché non avevo ancora avuto modo di leggerlo, è uscito un paio di mesi fa, di Bruno Arpaia, che si intitola Qualcosa là fuori, e non ho ancora cominciato a leggerlo, ma mi incuriosisce perché è un romanzo, quindi fiction, però in questa finzione immagina una migrazione da sud verso nord, verso la Scandinavia, delle popolazioni italiane, quindi uno scenario un po' apocalittico, dove ci si immagina appunto che gli italiani siano obbligati a spostarsi verso la Svezia e la Norvegia, e sono curioso di sapere cosa succederà. Bruno Arpaia, Qualcosa là fuori, se non ricordo male, edizioni Guanda, esatto. Ancora una volta per Bruno Arpaia, questa scrittura molto molto bella e intensa. Intanto noi ringraziamo Telmo Pievani, autore, insieme con Valerio Calzolaio, del libro Libertà di migrare, perché ci spostiamo da sempre, ed è bene così, libro della collana Le Vele, edizioni Giulia Einaudi. Grazie ancora Telmo Pievani per il tempo dedicato, grazie. Grazie a voi. Buona giornata.